assisti a Messina-Bologna, una trasferta con un gol vincente che rilancia questo Bologna. Certo, tre trasferte, tre vittorie, il Bologna si rilancia, è a 23 punti col Cesena e può in qualche maniera sperare di cambiare volto al proprio campionato, nel senso che 4 punti dalla quarta vogliono dire o non vogliono dire. Certo che domenica ha l'occasione per rimettere veramente in piedi la sua stagione. Se batte il Brescia cambia letteralmente volto alla prospettiva dei rossoblù. Certo, ecco, torneremo magari su che stia giocando un buon calcio, però ecco, anche qui pare che l'utilità serva. Sia al primo posto, sia sicuramente al primo, ecco, questo è il gioiello della partita, la punizione di Detari. Il Bologna sì, non sta giocando un grande calcio, però è estremamente produttivo. Poi, come è giusto rilevare, nelle ultime due partite, in particolare nella trasferta scorsa e poi in questa partita di ieri, si è visto anche un Bologna bilanciato. Il tiro molto debole, quindi aveva iniziato, diciamo pure male, la sua prestazione Lajos, ma si è prontamente rifatto. Calcio di punizione per robusta spallata ai danni di Gerolin ed è magistrale l'esecuzione di Detari, è il 42esimo, pinato e battuto senza problemi ed è il caldo abbraccio della curva. Per il campione magiaro ancora una volta decisivo. Ma decisivo è stato anche Cervellati, lo dicevamo, è il secondo tempo, il quinto minuto, fugge Piovani, un giocatore velocissimo, il portiere rossoblu lo deve affrontare in questo modo. Calcio di rigore, ma qui il portiere ferrarese si supera. È bravissimo a panchina, il terzo dall'inizio della stagione, complica i piani del Bologna costringendo i rossoblù ad un sudato pareggio. Sono proprio gli Irpini ad andare in vantaggio al nono grazie a Battaglia che sfrutta un rimpallo in aria e batte Cervellati. Alla 18esimo Mariani mischia l'occasione buona ma spara su un compagno. L'arbitro Rodomonti al 39esimo ammonisce Esposito, partenopeo verace, ottimo interprete della sceneggiata napoletana, e alla 42esimo annulla un gol al Bologna per farlo di Mariani su un difensore. Lo stesso Mariani alla 20esimo della ripresa finisce a terra in area, per il direttore di gara non è nulla. Sono invece falli da espulsione quelli di Esposito al 28esimo e di Mariani al 30esimo su Stringara. Al 31esimo Celestini stende Turkilmaz in area e questa volta Rodomonti assegna il penalty. Incocciati non fallisce. Passano 3 minuti e l'Avellino torna in vantaggio grazie a Stringara. La sua punizione dal limite è imprendibile per Cervellati. Il Bologna non ci sta a perdere e Turkilmaz al 36esimo su punizione di Incocciati ristabilisce le sorti. Un minuto dopo ancora Kubilai manda oltre la traversa il gol della platea.